E la benzina costerà un'altra volta di più, no? Sempre per colpa di queste maledette accise loro, insomma, in qualche modo, perché la benzina è altissima in Italia. Però la colpa è vostra, non vi lamentate, perché se aveste votato giusto, in maniera corretta, il problema sarebbe stato risolto, perché io mi ricordo che all'opposizione c'era un politico che l'aveva detto, che le accise le avrebbe tagliate. Adesso io non mi ricordo il nome, però c'ho il video, guardate, senti che cosa aveva detto, C'è stava il politico. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato. Avete sentito che cosa ha detto? Io non mi ricordavo il nome, però mi ricordo che l'aveva detto. Lei stava proprio all'opposizione, cioè avevo detto che avrebbe tagliato tutte quante le accise e poi un'altra cosa aveva promesso, se vincerà lo farà, 1.000 euro a tutti sul conto corrente in momento di difficoltà. Se non è questo momento di difficoltà, scusa, quando è il momento di difficoltà? Ma io ho capito perché non l'avete votata voi, perché donna, maschilisti, e a voi il premier donna non vi piace, ma prima o poi lei diventerà premier, magari non è adesso, ma tra 20 anni sarà il primo premier donna maschili. Che c'è? Ah, è lei che mostra il governo? È proprio il premier? Ma che vuol dire, scusa? Lei adesso ha riaumentato le accise perché si capisce, no? Perché lei vuole aiutare le persone in difficoltà, il povero, l'ha proprio detto nei suoi discorsi, no? E si sa che il povero mica compra la macchina a benzina o a diesel, scusa, che costa un botto. Il povero compra la macchina elettrica, che sull'elettricità mica ci stanno le accise, scusa. Il povero magari investe 60.000 euro per una Tesla, però poi risparmia 300 euro l'anno di benzina. E il povero è povero, mica è un coglione, scusa, E poi è chiaro, no? Le accise non l'ha potute abbattere per un altro motivo, perché nella sua coalizione non è entrato a far parte un altro politico che aveva promesso proprio il taglio delle accise, una, io non mi ricordo neanche il nome di questo, ma l'aveva proprio promesso. Adesso, però c'ho il video, guardate che cosa aveva promesso questo politico, non mi ricordo il nome, senti cosa aveva detto. Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Non ho capito bene, quindi proprio, cioè, la parola tagliare, cioè, quindi... tagliare, giusto? Tagliare, non possiamo avere la benzina più cara d'Europa, perché significa avere il costo della vita più cara d'Europa, significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare. Se ci fosse stato anche lui al governo, allora sì che sarebbe cambiata la mu... Ah, c'è pure lui al governo? Vabbè, comunque la colpa è vostra, ragazzi. Compratevi una Tesla, e io l'ho trovata usata anche a 40.000 euro, e non ve lamentate di queste accise. Cioè, la Tesla non costa niente. Il povero, aiutiamolo, 1.000 euro a tutti il conto... corretto, tagliare. Roma, 21 aprile, Teatro Trastevere. Vi aspetto, ragazzi.